Signori, continuiamo con la nostra storia secondaria dove sono finiti gli eroi con il terzo ricercato, Golia, sempre di classe H. Vi dico già che è un golem tale quale ha lobby, solamente che è grigio, non è grigio scuro, cioè grigio chiaro, non è grigio scuro, e si trova a Budis, ho guardato la mappa prima. Non mi serve andare a vedere un'altra volta perché mi ricordo dove si trova. Piuttosto dopo vado a vedere il livello. Sicuramente abbiamo il livello alto anche lui. Golia, eccolo qua, committente Barong, fortezza di Nalbina. Un avventuriero mi ha parlato di questo mostro degno di nota e voglio trovarlo a tutti i costi. Cerco un valido aiutante. Andiamo a parlare col committente. Allora, Barong. Azzardo che penso che sia un uomo. Questo mi sa tanto nome da uomo. Comunque, no, perché va bene. Ok, intanto vado a cercare il livello del nostro. Intanto parlando del fatto che nello scorso episodio ho menzionato, piuttosto meglio che non mi perda fisicamente nel gioco mentre parlo, perché per l'appunto può essere che mentre parlo non guardo dove sto andando e vado a sbattere contro le pareti. Barong, non so dove possa essere. Lì c'è un tizio che non so perché è lì. Ah, eccolo, è lui Barong. Ma perché faccia al muro Barong? Sì, è un Barong. Che tipo quell'avventuriero? Ora però voglio aggiungere altre pagine. Che tipo quell'avventuriero? Ora però voglio aggiungere altre pagine. Tu stavi guardando? Cos'è? Mi chiamano dal cantiere? Ma aspetta, tu sei un avventuriero, allora le cose cambiano. Ah, stava scrivendo, ecco perché è affacciato al muro. Stammi bene a sentire, io ho un hobby, compilare un bestiario. Lavoro alla Nalbina solo per sentire i racconti degli avventurieri che passano di qui. Quando i mostri sono rari e feroci, però, quasi tutti fuggono appena se li trovano davanti, e così è difficile raccogliere dati. Io allora registro quei mostri come ricercati, aspetto che qualcuno li sistemi per avere notizie da mettere nel bestiario. Geniale, no? Come? Hai visto l'annuncio su Golia? Ah, come sono contento! Sei deciso a combattere? Non vedo l'ora! Davvero? Fantastico! Allora ti dico tutto quello che so. Golia è un golem che è stato avvistato. Non so più parlare. Golia è un golem che è stato avvistato da Budis. Pare sia facile trovarlo arrivando dalla palude. Deve essere molto feroce e pericoloso, ma sarà una pagina importante nel mio bestiario. Metticela tutta. Signor, sì, signore. Golia, inizia la caccia. Ecco, Golia invece livello. Livello 47-48 può variare. Ok, livello 47-48, lobby V43, quindi sì. Man mano che andiamo avanti, i ricercati salgono sempre più di livello in questa missione secondaria. Perciò ridirigiamoci ad Abreus. Non metto in pausa poi faccio ripartire quando arriva ad Abreus, perché voglio farvi vedere come ci si arriva, sempre nel caso qualcuno non abbia visto gli episodi in cui siamo andati ad affrontare, come al solito, Caos di Reincarnato, che per l'appunto si trovava a Nabudis. Ma dove sto andando? No, sempre qui con il libro. Andiamo. Allora, questa missione è un teletrasporto dopo l'altro. Stavo di Nalbina. Usiamo il teletrasporto amatissimo. Palude di Nabros, che è l'ultimo nella lista, non so perché vada su e giù, che è comunque lì. Boh, misteri del cervello. Scopro il cervello, con il mio cervello mi dice vai su, poi dopo vado giù, poi vado su, poi vado giù. Vabbè, robe, 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 col 2B, le robe. Ok, ecco, no, mi sono aiutato, ho rimesso la pagina della con la lista dei ricercati a far fuori per dove sono finiti gli eroi. Allora, dobbiamo arrivare a Nabudis dalla palude, quindi attraversiamo queste due aree qua e arriviamo a Nabudis, città morta. Qui ci sono dei Bacnamus che facciamo fuori tranquillamente, non è vero perché ci sono. Ah, c'è un altro Bacnamus. Sì, perché questi Bacnamus diventano invisibili a volte, sono abbastanza antipaticini anche loro.
Però come richiesta della miessa e dell'ogienza ti danno dei guild quando muoiono. O dei guild. Dico se io tipo sempre guild, non mi ricordo più neanche come dicevo le cose. Vabbè, i nomi strambi che mi reinventavo per leggere meglio i nomi che non riuscivo a leggere, tipo dei posti, tipo Burominasce, quelli me li ricordo, sì, perché... Burominash sarebbe un altro dungeon di un altro posto di Final Fantasy 12 che in verità non si chiama così, si chiama Buromises, scritto Buromisace. Io però non so perché da piccola lo leggevo Burominash, mettevo un Nash che non esisteva. Vabbè, qui vedo che c'è un Bacnamus invisibile e un Bacnamus già visibile col fucile in mano. Stava andando a caccia dei conigli? Beh, dubito che ci possano essere conigli oppure dei pesci digeribili in questa palude. Comunque, altrimenti c'ha i pesci nel lago tipo radioattivi con tutto questo mist in giro. Tipo, cioè i pesci coperti di mist sono tipo radioattivi, ti dà l'effetto che diventi un mutante. Sparo robe, ragazzi. Allora, Nabutis non c'è la maledizione, come la chiamo io, dei rinati, perciò non dovremmo avere problemi a far fuori Golia, sempre se non romperà troppo le palle con dei attacchi potentissimi, ma dubito. Forse non dà un pochino fastidio il fatto che avrà molta vita, ma non ci faccio molto caso alla vita se non mi fanno tanto danno. Piuttosto mi annoio a volte con far fuori nemici che hanno tanta vita ma che non mi fanno tanto danno. Perciò, vabbè, sempre comunque meglio che rischiare di morire a ogni attacco, Comunque, come ho detto, i mostri stanno diventando sempre più pericolosi, perciò devo iniziare ad avere paura. Ci sono tre mostri che in particolare io temo tantissimo, che sono le super ricercate, quindi sono un pochino giustificata, perché sono per l'appunto strapotenti e anche perché quando li ho fatti fuori io ero a livello... a 70, ma appena 75, fate conto che magari un mostro di livello 70, perché se ti arrivo ricercati che arriva a livello 70, e per l'appunto li avevo fatti fuori dopo 100 miliardi di entri ed esci dall'aria che rimaneva i punti vita e a modi colpi apoteosi, apoteosi che apoteosi sarebbero le mostre speciali. Veramente un casino per farli fuori. Comunque adesso che sono un pochino più, magari un po' più potenziata, perché sono a livello 80, dovrei riuscire a farli fuori un po' più facilmente. Comunque qui guardavo, volevo vedere l'equipaggiamento. Tutti hanno la sola pulcina negli accessori, sì. La sola pulcina, ragazzi, raddoppia i punti esperienza che si ottengono. Quindi qui 3030, qui in realtà ne ho ricevuti 6060 raddoppiati. Allora, qui me ne frego dei mostri che c'ho dietro, che non so neanche che mostri siano perché non li ho neanche visti in faccia. Allora, dei Bacnamus, quelli lì. Quello dietro si stava guardando tristissimo, come dire, ah che palle, sono andati lì dentro che non ci posso entrare. Allora, oh, eccolo qua, Golia, già sulla mappa mi compare. Eccolo qua, Golia, leggermente grosso, vabbè, anche l'hobby è grosso uguale. Magifugo, brutta storia, raga, bruttissima storia. Bruttissima storia, non ci voleva e ti attacchi anche un po' fortini. Vabbè, nel frattempo facciamo fuori questi... Lo posso colpire? Ok, lo posso colpire. Però prima facciamo fuori intanto questo Bacnamus, perché rompe le scatole. Ebbene, una cosa che ho scoperto di questo attacco Antima, che per appunto tira il nostro Golia, è che più che altro l'antiga, quindi la sua versione potentissima, ti toglie un terzo della tua vaga vita, quindi è molto infame come magia. Perciò comunque qui vedo che a parte Aeroga, che sa un sacco le scatole perché toglie 2000 e passa punti vita, riesco a cavarmela. Aspettate, ma io ho... Dio santo, che deficiente!
Ma io c'ho bolla. Bolla, ragazzi, è una potenza, una magia occulta che raddoppia per un periodo limitato i punti vita. Quindi perché cavolo non me lo sono messo su una cretina? Dovrei iniziare a mettermi i classici status alterati che li metto sempre prima di affrontare un boss, per affrontare anche per l'appunto i mostri. I mostri super, cioè i mostri ricercati, ma anche super ricercati ma anche normali, perché tipo Golia è un ricercato normale, sto avendo dei problemi. E ragazzi, per chi non sapesse quali sono i status alterati soliti che metto prima di affrontare un boss, sono i Protect, lo Shell, l'Est, l'Audacia, la Fede. No, prima viene il Grigene, aspettate, Protect, Shell, l'Est, il Grigene, l'Audacia, la Fede e poi Bolla, per l'appunto, Bolla. Sembra che erano quelli lì, poi dopo erano 7, quindi poi non mi ricordo se c'era qualcun altro. Ah, barriera totale era quindi solo per gli attacchi magici, quindi non è a totale, che cacchio stai a dire, Golia, scemo. Almeno correggi almeno tu le scritte della cronologia degli attacchi lì in alto a sinistra. C'è veramente intelligentoni qua. Barriera totale, però poi gli attacchi li posso fare comunque. Barriera totale, ma sta già morendo, è già lampeggiante di rosso. Madonna santa, sti mostri che fanno l'attacco in abilità. Questi mostri che ti mettono in abilità con una pedata. Devo stare attento al fatto che non mi dia una pedata. No, niente, ok. Ma a quanto ho capito, se mi dia una pedata, con l'attacco pedata mi può... con l'attacco pedata mi può far mettere lì la vita. Bello che non suona, che andate a vedere quanti punti vita ha effettivamente Golia, perché il bestiario sulla mia guida mi mette anche quanti punti vita hanno questi mostri. 224.000, alla faccia del ricercato normale, alla faccia del golem, alla faccia del golem. Vabbè, ci sta, i golem esseri giganteschi, ci sta che abbiano dei punti vita altissimi. Intanto mi è sparita la... no. Intanto, no, c'ho ancora bolla. Pensavo, no, perché guardavo il limite della vita. In realtà c'ho ancora bolla. No, adesso mi è sparito. Perché dico le cose spariscono puntualmente? Cioè, io dico le cose, un attimo dopo spariscono le cose positive che avevo. Boh. Oh, fatto fuori anche lui. Golia, fine della caccia. Molto bene, adesso è il momento di tornare. Come ormai sicuramente avrete già capito, come sicuramente avrete già intuito, Analbina per riscuotere la nostra bella ricompensa. E mi sa che concludo anche qui, mi sa che concludo anche gli episodi di oggi, perché non me ne sono accorta, ma il tempo è volato via come niente. Che bello essere ritratto su Final Fantasy 12, è rilassante sinceramente. Sinceramente mi rilasso molto a giocare Final Fantasy, a questo gioco, veramente. Dopo quel frenetico gameplay su Monster Hunter, con l'ansia di non avere abbastanza forte per far fuori un mostro, adesso con Final Fantasy che arrivo, che mi sono già potenziato bene, ma che con... È rilassante, sicuramente non sarò molto rilassata entro pochi episodi, dove per l'appunto avete già visto che stavo già un pochino sclerando, forse un pochino, mi stavo un pochino arrabbiando già con Golia, quindi figuriamoci con i prossimi due ricercati che rimangono per la missione secondaria dove sono finiti gli eroi, ma soprattutto per quando arriveremo a far fuori quelli per l'appunto che vi ho detto potentissimi, livello 70-71. Non ci voglio neanche pensare, forse farò... Mi livellerò ancora di più molto probabilmente. Il bello è che mi viene un pochino da ridere a pensare
Che adesso io mi sto stra preoccupato per i super ricercati, per i ricercati che dobbiamo andare a far fuori. E poi dopo che pensavo al fatto che dopo tutto questo ho sbagliato strada, avrò intenzione per appunto andare a far fuori il boss finale, che per appunto so strapotente. E questo non lo dovrei dire, ma il boss finale a livello 45. Quindi immaginatevi quanto potrà durare. E più o meno avrà ha più o meno gli stessi punti vita di Golia. Quindi 200 e qualcosa. Perciò lo faremo fuori. Non è niente, come niente. In realtà non è detto, perché ricordo che a livello 70 io ricordo che avevo già che avevo dei problemi a farlo fuori. Ricordo che nello scontro finale a far fuori per appunto il boss finale nell'ultima fase a livello 70 ci avevo dei problemi. Quindi non dovrei cantare vittoria troppo presto. Comunque sì, ragazzi, comunque sì, mi fa piacere essere ritornato su Final Fantasy 12. Veramente mi fa piacere. Dopo bisogna un po' svariare ogni tanto, no? Adesso che per l'appunto mi sono messo in testa di fare le maratone di gameplay, molto probabilmente per l'appunto quando ritornerò a portare anche le altre serie, sentirò un po' di nostalgia anche lì, perché alla fine sono passati 2 mesi da quando non ho giocato più Final Fantasy 12 e sono tanti. Due mesi un po', quindi c'è un pochino quasi di nostalgia nel ricominciare a portare anche le altre serie, no? Comunque signor Barong, vedo, le annuncio subito che ho sconfitto Golia. Hai sconfitto Golia? Allora dimmi un po' come hai fatto, mi prendi in giro? Chi l'avrebbe mai detto? Uno così non l'ho mai visto né sentito prima. Guarda chi spunta giusto in tempo. Joby, vieni, vieni. Buh, cosa c'è, Barong? Ancora con quel bestiario? Buh. Sì, è proprio il bestiario, ma non fare quella faccia. Ho aggiunto la pagina di Golia. Non è incredibile, tutto merito del nostro amico e della tua idea di mettere l'annuncio. Buh. Che tipo? Il bestiario lo vedrò un'altra volta. Sono molto fiero di avere un mostro così raro nel mio bestiario personale. Grazie. Prego, amico. Allora, 3600 kill, la spada Save the Queen e Einerjar. Come cavolo si legge? Non lo so, comunque è del bottino che si può vendere. Ok, ragazzi, quindi parliamo un attimo con Joby, sempre se lo ritroviamo qui in giro che gira. Eccolo qui, vediamo se c'è qualcosa. Su un novellino, ma mi sto andando a fare, buh. Tutte le volte dice qualcosa di diverso, ragazzi. Che cosa ci sarà mai dietro tutta questa storia? Lo scopriremo solamente la prossima volta, quando concluderemo le 5 cacce. Per completare per l'appunto questa missioncina secondaria. Ma per il momento, ragazzi, direi che il video li posso concludere qui. Ripeto, mi fa molto piacere di essere ritornata su questo gioco, veramente mi mancava. Adesso ci dovrò riprendere un attimo la mano, ovviamente. Penso che per l'appunto livellerò ancora un pochino, perché appunto temo quei ricercati che penso che a quel che arriveremo a far fuori molto presto, ragazzi. Ma nel frattempo, per appunto, se vi sono piaciuto il video, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video, e noi ci vediamo alla prossima.